Mister, alla vigilia della partita con la Marignanese, 3 punti da conquistare a tutti i costi per continuare un trend positivo iniziato il 6 gennaio con la Scafatese, che deve continuare, speriamo, il più a lungo possibile. Sì, assolutamente sì. È una vittoria, quella che dovremo cercare nella partita di domani, a tutti i costi, con equilibrio, con testa, con determinazione anche, con gioco, perché è giusto che una squadra cerchi di proporre gioco durante la gara. Sappiamo che non sarà una partita facile, perché incontreremo una squadra che sta facendo bene, una buona squadra, però dal canto nostro noi abbiamo le nostre cose, belle cose da mettere in campo, e insomma penso che domani faremo una grande gara. Ecco, tra l'altro, vincendo il Città di Nocera sarebbe capolista per una notte, potrebbe essere un fattore di pressione nei confronti del Sant'Agnello, impegnato poi domenica in una gara comunque non facile con il Faiano. Ma io obiettivamente sì, ma magari sì, mi interessa, come sono certo, a tutti quanti i componenti di questa rosa, prendere i 3 punti, poi dopo vediamo anche che cosa faranno questi qui del Sant'Agnello, per carità. Però io obiettivamente il risultato del Sant'Agnello me lo dite sempre voi la domenica, cioè non è una mia preoccupazione stare lì a guardare quello che fanno loro. A me interessa che la squadra prenda i punti, che è molto importante prendere 3 punti domani, e mi interessa che lo facciano anche nel modo giusto. Ecco, dalle ultime partite, dagli ultimi allenamenti, tutta la rosa, eccezione fatta per Vitolo che è squalificato, è a disposizione, e soprattutto tutti stanno bene. Un elemento in più e un fattore in più per lei per gestire queste 3 partite in 10 giorni? Sì, questa è una squadra dalla gestione, è un gruppo facilmente gestibile, perché è un gruppo che sta dando tanto, quindi quando tutti danno tutto, per un allenatore è più semplice fare delle scelte. È chiaro che poi c'è magari qualcuno che viene penalizzato oltremodo, perché magari in alcuni ruoli sono in tanti, però io sono certo che quel qualcuno, quando capiterà il momento, sarà l'uomo in più. Ecco, potrebbe essere la gara di Maiella domani, ci abbiamo parlato un quarto d'ora fa, manca da tanto il gol per un attaccante d'area di rigore come lui, ci auguriamo si possa sbloccare, soprattutto per il prosieguo del campionato, avere un attaccante in forma anche dal punto di vista psicologico è importante. Sì, Maiella sta bene, sta molto bene, io sono contento di quello che sta facendo, sta bene Marcucci, sta bene Carotenuto, Scibiglia è un quarto ipotetico attaccante aggiunto, no? Stanno bene tutti lì davanti. Ora in 8 giorni abbiamo 3 partite da giocare, vedremo chi entrerà in campo, ma non vuol dire che chi entra in campo è superiore a chi magari poi subentra partite in corso, vuol dire che magari nella mia testa, per il tipo di partita, reputo più giusto che ci sia in campo uno rispetto a un altro. L'arrivo di Lamarra le potrà dare chance di modificare ulteriormente la formazione, perché avere a disposizione un 96, un 97 e anche un 98 in porta, oltre al portiere over, le può far ruotare gli under a suo piacimento. Domani a chi potrebbe toccare, se ci vuole fare qualche anticipazione di formazione? Quante ne volete sapere sempre? Toccherà a uno dei 3, perché Gratinoro c'è un problema, un problemino, è da un po' che non si vede. Amabile ha sempre fatto molto 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 bene, Napoli quando è stato chiamato in causa ha fatto sempre molto bene anche lui, quindi Lamarra è appena arrivato, no. Giocheremo in 11 col portiere domani.